giorno il nostro vlog della Roma Ostia inizia da qui. Ritiro pettorali, bel tempo, pioggia e vento. Siamo carichi. Andiamo a ritiro pettorali. Prima gara insieme, tra l'altro. Prima gara insieme! Io sono super emozionato per questo, attenzione! Va bene, accettano scommesse su chi vincerà tra i due! O chi farà peggio, insomma. Chi farà? Io! Presente! Andiamo! Che c'è nel pacco gara, scusa? Pacco gara con un bodino. No, non è un bodino, è frutta secca. Ok. Un gel e maglietta. Maglietta Adidas Eurospin. Adidas Eurospin, sì. Rosa mi sta bene. Questo è un appariscente. Dani, facci vedere l'alimentazione pre-gara. Qual è la cosa più importante? Cornetti. Eccoli qua, carbonara. Il nome è giusto. Senza vento avrei detto 1:20, ma il vento non lo so. 1:19. Allora, pettorale ritirato. Non piove. Situazione meteo attuale. Condizioni direi ottimali. Siamo pronti per andare a nuotare. Giustamente la prima gara che faremo insieme a lui è un triathlon. Oggi si nuota e poi... Oggi c'è la pranzo di nuoto. E nuoto, esatto. Domenica mezza maratona. Poi non ti No. Non di te, meno di te. È una festa. Buongiorno, mattina della gara, si esce per andare a casa di Dani e andiamo insieme. Per ora non c'è vento, spero rimanga così. Buongiorno Dani. Buongiorno. Ciao coach. Beh. Più o meno stai in ansia? No. Oreste, saluta. Ciao, nostro allievo. Dai. Ti sei alzato 10 minuti fa, dici? 35. Per farvi capire quanto siamo diversi, io sono sveglio da prima delle 5. Via. Gestione gara. Partire piano, continuare più piano, arrivare ancora più piano. Oppure viceversa, partire forte, finire forte e in mezzo... morire così facilmente. Ecco, vedi questo ponte qui, ricordatelo, perché io sotto questo ponte mi fermerò dicendo per oggi ho dato, siamo al quinto minuto. Okay, ma sta piovicicando. Allora, obiettivo del giorno. Oggi si va al mare, però si va a casa. Spero di poter correre più tempo possibile con lui e niente. Il suo pensiero al momento è che io lo staccherò, magari sarà sì, il contrario. Io sono abbastanza convinto che gli ultimi 5 km lui farà tipo un allungo a 3:30. Vabbè. Vedremo. Chi vincerà tra i due? Chi vincerà? Chi sarà il migliore? Mancano 25 minuti alla partenza. Stiamo facendo una corsettina di riscaldamento, così per non partire proprio a freddo. Dani sta già là davanti. Va bene, Roberto. Grazie. La voce dell'Energy, signori, facciamoci sentire. Mamma mia. Quasi 4 km metto contro, non parla, mantiene un 21. Ecco,
inizia la Colombo. Pure le salite. E pure le salite. Decimo chilometro, 3,55 di media. Daniele prende il gel. Io non so per quanto tempo vincerò questo ritmo. Forse questo sarà l'ultimo video. E non ci sta. Che fatica. Va bene. Adesso c'è la salita più dura. Ecco la famosa salita del presidente. Non sembra una spacca. Qui è dove lo lascio andare. Quasi 16esimo chilometro. Io vado. Dimmi 200 metri. Bomba, 1,21. Io gli ultimi 5 ti ho lasciato andare, ce n'ero più. Grande. Pure te, Lorenzo. Bene, bene. Col vento bene. Al favore, poi. Andiamo a rettificare questa gara dal notaio. Dimmi la mente. Allora, Nati, così. Post pranzo con i nostri allievi. Com'è andata? Penso bene. Dai! No, è andato tutto bene, è andato tutto fatto bene. Mega perso, tutto quasi bene. Tutto quasi bene, questo è mio fratello, purtroppo. Giacomo, se vedrai questo video sei un maledetto. Ma mannaggia a te, mannaggia. E sai, personale, un'ora e 21? Un'ora e 21, sì. Cioè, ha fatto tipo gli ultimi chilometri a 3,30. Io l'avevo detto, Ma no, io... Cioè, il giorno che farò la seconda metà di gara, più piano della prima, a parte in un Ironman, si mette di fronte. No. Ce la faccio. Basta. Io ho registrato l'ultimo video al 15esimo chilometro con quella poca voce e forze che mi erano rimaste. E poi avrete appena visto in cui ha detto addio. Ha proprio detto ok, adesso lo lascio. Vai. E finalmente io ho potuto dire, ah che bello, posso andare al mio ritmo. Lui ha allungato. Una volta è successo, non succederà mai più. No, bravo, sono contento. Ma sei venuto sul mio terreno, sul trail, poi ci si penserà. No, è andata bene. Guarda, io l'avevo detto da subito, spero di fare i primi 15 km con te e ci sono riuscito. E poi ho detto vai. Infatti lui ha allungato e io un'ora e 22, tu. Beh, stai una bella giornata però. Peccato un po' per il meteo, però è andata, secondo me è stato meno peggio di quanto pensassi. Gli ultimi 4-5 km. Abbiamo sofferto. Cioè, però si sentiva tanto. Volendo analizzare tutto, io a Vatto stavo sopra. Sì. Sopra il sole. Diciamo che un minutino, però. No, un minuto no, però qualcosina. Va benissimo. È stata una giornata fantastica. E niente, va bene. Ci si becca la prossima. Fra un anno, penso, la prossima Roma Ostia. Vedremo che date ci saranno. Va bene. Ciao ragazzi, buone corse a tutti. Ciao.